Avete capito che ci sono diversi aspetti che sono stati analizzati che riguardano la comunicazione, che tutto sommato è davvero al centro di questa emergenza Covid che stiamo vivendo e che hanno reso necessario riflettere, lavorare ed essere molto, molto attenti sulla comunicazione del rischio. Noi che l'abbiamo fatto, mi metto anche io, diciamo, tra le persone che sono state nel sistema delle ARPA e nel sistema delle agenzie di sanità, sulla comunicazione del rischio, inserendo una nuova malattia, tra molte virgolette, che si è presentata in maniera così repentina. La comunicazione del rischio in ambiente sanitario ha di per sé già delle complessità enormi su cui sarebbe possibile parlare una giornata che riguardano la complessità, l'incertezza e l'ambiguità, cioè la diversa interpretazione degli stessi fatti da diversi soggetti. Quando entra il Covid in questo tipo di mondo, non si presenta staccato dal tema di ambiente e salute, perché Covid ha delle forti radici degli sbilanciamenti ambientali e quindi è naturalmente un tema di cui si deve occupare chi si occupa di ambiente e salute e prevenzione ad ampio spettro. Però porta, come spiegava bene Fabrizio Bianchi, riporta le malattie trasmissibili che sembravano le malattie superate di altri millenni, di cui si raccontava la storia quando si studiava storia della medicina, le riportano in primo piano come nell'attualità si comportano con meccanismi deterministici, sono malattie trasmissibili, ma si collocano in contesto in cui abbiamo un inquinamento che complica le relazioni tra uomo ed ecosistema e in cui siamo abituati a pensare con meccanismi probabilistici all'associazione quando parliamo dei rischi. Rimane uno strumento importante su cui si è fatta formazione negli ultimi anni con le agenzie di sanità e con le agenzie ambientali e riporto alcuni concetti, ma insomma questo è davvero uno strumento che ancora si rivela molto utile e che si evolverà e che includerà anche il caso Covid, perché è molto importante che proprio all'interno di questo documento guida si affronti l'emergenza che stiamo vivendo. E qui si spiega in tutta una serie di capitoli la differenza tra care communication, che riguarda i rischi ben conosciuti, consensus communication, che riguarda rischi che sono conflittuali, e crisis communication, che è quella delle situazioni di emergenza che va costruita, su cui c'è una necessità di grande lavoro strutturale. Ebbene, ci siamo chiesti naturalmente con il Covid in quale contesto ci troviamo e avrebbe potuto essere un bellissimo esempio di care communication perché già avevamo a disposizione, anche nell'esperienza delle nostre istituzioni pubbliche, molto lavoro teorico fatto sull'emergenza. Se ci fosse, se venisse un'emergenza, gli studiosi di questi temi dicono: ma sono 30 anni che vi stiamo dicendo arriverà l'epidemia, ma ci sono stati tanti progetti che hanno affrontato. Come avrebbe potuto essere? Avrebbe potuto essere un allarme che si trasmetteva innanzitutto alle strutture sanitarie, ma che cominciava ad abituare i cittadini alla possibilità, con il grandissimo rischio naturalmente, che si potrebbe presentare nel caso in cui si parla di una possibile emergenza e l'emergenza non avviene, che è il caso, uno dei casi classici e tipici di quando si parla di comunicazione in emergenza. Quindi non siamo riusciti per tutta una serie di motivi a fare care communication, ci siamo trovati immersi nella crisis communication quando è esploso il virus in Italia, con una serie di attori, quelli responsabili della gestione, le istituzioni sanitarie, ambientali, il mondo della ricerca, tutti i soggetti coinvolti in una situazione della comunicazione, a cui
qui non potremmo andare, interessantissimo, che è la nostra realtà attuale, che è la realtà in cui ci sono i media tradizionali, ma i social media e la possibilità di produrre proprie informazioni ci ha messo in questo defrullatore della disintermediazione della comunicazione, che è più interessante, ma le sfide si fanno più più delle idee che riesco a programmare, ma bisogna stare in una situazione come il surfista sull'onda, vedendo quello che succede, cercando di stare, e che parlava di pandemia che si presenta vicino all'ora, ma in cui docino, che deve essere la chiave più importante, la chiave di svolta proprio per la caratteristica della pandemia è la comunicazione. L'arma più importante contro la malattia sarà un vaccino, ma la seconda sarà la comunicazione. Ecco, rifiuto il concetto dell'arma, rifiuto l'idea di dover presentare il virus come tutta quanta la, diciamo, la linguaggio bellico usato in questa pandemia, e su questo potremo fare un'altra puntata, ma questa dichiarazione di John Barry è rilevante per sapere, per entrare nel tema di quella che è l'infodemia. Perché OMS la chiama infodemia? Perché fa tanto male quanto l'epidemia ha dei risvolti sociali e degli impatti. L'informazione, di cui poi parlerà meglio di me Fabio Mariottini, che sono le fake news, la misinformation o la disinformation, quindi l'informazione sbagliata perché non si capisce bene o si contestualizza male, invece la volontaria disinformazione, in questo contesto che si chiama della post-verità, in cui le persone, in questa grande confusione di informazioni e abbondanza di informazioni, tendono a collegarsi a informazioni che si agganciano a livello emozionale o a conoscenze pregresse e le confermano. Questo è uno dei meccanismi fondamentali su questo lato, ma ancora sulla paura. E il Covid ha tutti gli elementi, sembra di leggere un manuale, ma alla fine si rimane veramente sconcertati, tutti gli elementi che ci del rischio, che è la valutazione di una persona con posta le pregresse, cosa la dà, i valori, data la carta. Quindi il rischio sembra di parametri, se Liliana, scusami, ti sentiamo sì, ti sentiamo un po' a scatti, provo a parlare con te. Forse essere di fronte al microfono più dritta, forse c'è qualche problema, ti sentiamo un po' a scatti, non so se è la linea. Adesso è meglio? Proviamo, sì, leggermente meglio, proviamo, vediamo. Sì, dicevamo che il Covid incredibilmente ha tutte le caratteristiche che ci fanno sembrare maggiore il rischio, che aumentano quello che Sandman nel 98, poi è rimasto uno dei grandi pilastri dello studio sulla percezione del rischio, definiva l'outrage, l'oltraggio, quando una situazione ci colpisce perché, ma soprattutto perché non possiamo fare nulla. Nei modelli della comunicazione del rischio ci sono l'amplificazione sociale o tantissime possibili spiegazioni,
ma soprattutto una comunicazione giornalista che gioca su una quantità, non riesce a badare troppo alla qualità, ha bisogno di tempi rapidi, si aggancia alle emozioni, quelle che dicevamo prima, e quindi la ricerca di nemici, la ricerca di notizie che scatenano associazioni semplici e rafforzano convinzioni preesistenti. Allora, cosa succede in questa situazione? Cosa è successo? Proprio banalizziamo la definizione, una comunicazione dall'alto al basso, in cui la consulenza scientifica era sempre costante, sempre nominata, sempre richiamata. Un'informativa alle ore 18, un'occasione persa che sarebbe stata bellissima riempire di contenuti, di informazione, di un po' più di possibilità di spiegare quante tantissime persone sono state connesse alle 18 tutti i giorni, e si è persa un'occasione, ne sono convinta. Il principio di autorità, che era fortemente, continua ad essere fortemente connotato al maschile, quindi con una scienza che si presentava come la scienza esatta, la scienza certa, una delle continue certezze un giorno dopo l'altro. E da parte del mondo scientifico, come avete visto, i preprint e gli articoli, forse non troppo accurati dal punto di vista dell'analisi, tutti gli aspetti scientifici necessari, probabilmente fatti per una necessità di diffondere conoscenze per quanto riguarda le conoscenze mediche specifiche della cura, una grandissima necessità di far sentire la propria voce per sentirsi utili, perché questa emergenza che abbiamo vissuto tutti ci ha fatto sentire piccoli, impotenti, a casa, e c'era veramente tanta necessità di dire ci sono anch'io, posso dare il mio contributo, e quindi secondo me davvero una strategia per contenere l'ansia, una competizione per le risorse, la voglia di essere il primo, l'idea di avere fatto un'intuizione. I media parlano solo di Covid, giorno dopo giorno Covid, 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 allora cercano notizie di tutti i tipi. Quando si presenta la notizia che è l'inquinamento che provoca il Covid, o che comunque lo aumenta, che comunque lo facilita, e che là in pianura padana, dove tutti sono bravi, veloci, sviluppati e ricchi, soffrono per l'inquinamento e soffrono di più anche per il Covid, per colpa dell'aria inquinata, c'è un cortocircuito fantastico. Questa è la notizia sexy, no? I comunicatori sanno di cosa parlo. Questo cortocircuito è fondamentale per foraggiare l'informazione. Io con la maggior parte delle persone con cui parlo mi dicono, eh sì, certo, poi c'è l'inquinamento che aumenta il Covid. E io parto subito con una spiegazione e nessuno si può sottrarre. E i modelli che sono stati usati, però su questo adesso non è il caso di fermarci, però le slide che troverete sono importanti, interessanti. Che modello usa la comunicazione top-down? Il modello del deficit, cioè in cui in pratica io parlo, sono lo scienziato, so le cose, intorno a me sono tutte delle teste vuote, soprattutto se si preoccupano a livello dell'ansia, protestano, non ne sanno ancora abbastanza. Ora arrivo, gli spiego tutto per benino, loro tranquilli mi ascoltano, e ora che sanno tutto bene le cose che io gli ho detto, non saranno più teste vuote, ma saranno in grado di capire e di non andare più in ansia. Questo è un modello, diciamo, antico, però molto in voga e molto funzionante. Lo dico anche perché chi comunica, è molto importante che si chieda come sta comunicando, che cosa si aspetta dalle persone che ha davanti. L'altro modello classico, quello dell'istituzione, che prende una misura, decide nelle stanze più o meno chiuse, poi abbiamo visto anche questo modo di anticipare le decisioni, ma comunque prende una decisione, l'annuncia, e a quel punto non può far altro che difenderla, e tutti quelli che sono intorno e che sono solidari con l'istituzione devono difenderla, e questo è un altro modello. Il dato decide, non c'è difendere,
Ha conoscenze scientifiche. Il 30 aprile Conte ha fatto questo bellissimo discorso in cui ha parlato di Aristotele, di doxe, di episteme, e ha detto che il governo mette a fondamento delle proprie decisioni. Quindi la scienza c'è, gli scienziati ci sono. Secondo me hanno avuto in questo momento una grandissima opportunità. Come scienziati, come esperti, con licenze in rete, a differenza di parte slim allarme nel loro ruolo. Che è successo un certo giorno di aprile, non ho considerato esattamente quanto, è che il numero degli esperti ha ufficialmente superato quello dei contagiati. Una battuta, ma insomma, per farvi capire che si è affollata parecchio la scena di esperti. E sono aumentati enormemente gli articoli con i dati, non solo quelli ambientali di cui stavamo parlando, quelli sanitari fondamentali per poter andare avanti con le cure, per procedere verso il vaccino, per capire l'andamento nelle varie parti del mondo, però moltissimi, ma migliaia, stiamo parlando di migliaia, 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 migliaia a settimana, in una situazione definita da John Zeman come la fase post-accademica della scienza, in cui lo scienziato deve farsi ben presente a tutti gli interlocutori che contano nelle decisioni sulla scienza, quindi a livello politico, a livello dei cittadini, e si accredita anche attraverso i social media e in televisione. Questo schema di comunicativo che abbiamo visto prefigura un ruolo del cittadino su cui dobbiamo fare attenzione, un ruolo passivo, chiuso in casa, obbediente, e ci siamo stati volentieri, abbiamo pensato davvero che fosse utile, colpevolizzati le persone sono esposte, è un meccanismo noto e pericoloso, con una inversione di responsabilità tra privato e pericoloso. Bisogna che c'è una priorità di cui rispondere a un livello e che riesca a fare la sua parte in maniera consapevole. Per noi che siamo qui, non perdiamo un appello. Io penso che ci sia ancora spazio, ancora tempo. La fiducia negli scienziati, nella scienza, è stata forte. E i nostri hanno perso molto tanta fiducia. Dobbiamo fare buona applicazione. Se sto facendo l'obiettivo su ambiente, l'ambiente è il nostro contatto. Continuiamo, sì, ad avere problemi con l'audio, ti sentiamo veramente a scatti. È andata bene per un paio di minuti, però adesso di nuovo va male, ecco. Devo riprendere da prima? E non lo so, il problema è che non so quanto vada l'audio. Puoi provare ad andare avanti, però stando proprio davanti al computer, perché secondo me è proprio la distanza che crea. Quando ti avvicini io ti sento meglio, onestamente. Comunque, avete visto le slide, questa era l'ultima, quindi mi fa piacere potervi salutare. Lascio una bibliografia che potete vedere,